come ti è venuto in mente quando è nato, in modo tale che tutti gli ascoltatori si immergano nell'epoca in cui tu hai scritto effettivamente questo libro. Sì, è il caso di farlo perché il libro è stato scritto parecchio tempo fa, è stato scritto l'indomani del 68, cioè 68 come periodo politico, quello elotico, diciamo praticamente scritto attorno a 70-71, nel momento in cui il 68, inteso in un certo modo di fare militanza, entrava in crisi, anche perché entravano in crisi i successi pratici che aveva avuto. In quel momento, nell'ambito del riflusso generale che c'è stato, non è che mi sono allontanato dalla politica, però dico, ho preso le distanze in una certa misura e ho cominciato a ripensare a questa esperienza che mi aveva così cambiato parecchio anche dentro. Ho cominciato a scrivere senza avere l'idea di fare un libro, che poi è venuto fuori alla fine, quando ho visto che era già venuto fuori, l'ho rimesso insieme, insomma. Non è stata una decisione dall'inizio, scrivere mi aiutava a capire tutto qua. Cosa facevi nel 68? Eri studente, eri operaio, eri intellettuale? No, nel 68 io avevo 16 anni e ero uno studente di scuola media superiore. Ero diventato una specie di leader, una parola che nel 68 si usava ancora abbastanza spesso, nella scuola in cui studiavo a Bologna. E ho fatto questa esperienza così, occupazioni, pestaggi, scontri con la polizia, tutte queste cose, nell'arco di 3 anni. E un giorno mi sono alzato stanco di queste cose, insomma. Poi allora è venuto il libro. Poi sono venute diverse altre cose, tra cui anche questo scrivere, che era un po' uno stillicidio, cose scritte di qua e di là, dico che poi alla fine, un paio d'anni dopo, mi sono accorto che potevano essere qualcosa di organico. Come mai hai deciso di farlo editare solamente adesso? Beh, non è che l'ho deciso io, diciamo, la cosa è stata abbastanza lunga perché io non ho mai pensato, appunto, che dall'inizio a un libro, quindi non avevo fatto un progetto particolare di scrivere qualcosa e di farmelo pubblicare. Pian piano, appunto, come dicevo prima, mi sono accorto che c'era qualcosa qui dentro che valeva la pena di far sapere agli altri, che interessava anche a me, dico, per un confronto in qualche modo. Allora ho fatto alcuni passi indietro, sono andato a ritrovare gente con cui avevo lavorato politicamente, gliel'ho dato, l'ho fatto leggere e ho visto che interessava. A questo punto, e solo a questo punto, ho preso la decisione di andare avanti. Il libro è Rosso Studente, edito appunto in questi giorni dalla Marsilio Editore, di Alessandro Chili. Chili, Alessandro, è quello che in questo momento stiamo intervistando. Scusa Alessandro, ci puoi raccontare brevemente, puoi farci un riassunto di questo tuo libro? Eh sì, anche se cioè, la storia è la cosa meno significativa qui dentro, quindi è difficile fare un riassunto. Diciamo che è una storia che poggia su un clima, un clima di disagio di chi ha fatto politica per 3 anni senza mai chiedersi tutta una serie di cose e pensando che tutti i problemi fossero esclusivamente problemi ideologici. Cioè, se avevamo letto correttamente Marx, se la critica dell'economia politica era la cosa che riusciva a darci una chiave della realtà, ecco, improvvisamente abbiamo visto che la prassi che derivava da questa teoria, dico, non era sufficiente. Soprattutto con il modo in cui era coinvolta la nostra vita, era sbagliato. Da qui è nato questo libro che è la storia, che comincia esattamente nel momento in cui un leader abbastanza giovane di queste cose, dico, si chiede tutti questi perché. Ed è il disagio del rapporto che ha lui, che comincia ad avere così un atteggiamento da intellettuale nei confronti dei suoi compagni che ancora, dico, praticano la militanza come l'aveva praticata lui fino al giorno prima. Allora Sandro, raccontaci di questo rapporto appunto con i compagni, in più esattamente con le compagne, con quelle del tuo libro, Patrizia, Norma e poi con quest'altra compagna, con quella che tu hai chiamato Tito, una compagna. Sì, questa compagna col nome da uomo, dico, forse dice
già tutto, la dico, su quello che è stato il mio rapporto con le compagne in quegli anni. Ed è stata una cosa abbastanza frustrante, perché non riuscivo assolutamente ad avere un rapporto umano soddisfacente con le persone con le quali mi trovavo attorno a un tavolo a discutere di problemi così del mondo, no? della vita e della morte, dico. Mentre invece per il resto, per le mie soddisfazioni personali, me ne andavo a giocare a pallacanestro, oppure frequentavo persone, ragazze di ambienti completamente diversi, molto spoliticizzati. E questa era una dicotomia molto frequente in quegli anni. Questa compagna, che si chiama Tito, è un po', non è un personaggio reale, dico, è quello che avrei voluto sempre incontrare in quegli anni, parlo sempre tra il 68 e il 70, nelle ragazze che facevano politica, che invece molto spesso, dico, si trasformavano, erano di fatto, dico, delle segretarie rosse che si facevano di tutto, sempre disponibili a una militanza esasperata, ma che non partecipavano ai sacri riti di elaborazione di ideologie che invece erano riservati quasi esclusivamente ai maschi. E la cosa dopo, chiaro, dico, si è evoluta parecchio quando il femminismo ha preso coscienza di sé, dico, ma io questo libro l'ho scritto prima, questa è una cosa molto importante. Mi ha fatto molto piacere tutto il fenomeno del femminismo, che l'ho visto, non dico un'evoluzione di quello che avevo già pensato, dico, però evidentemente quello che avevo scritto io non era un'utopia, ecco. Insomma, il 68 si può dire che tu l'abbia vissuto da esterno, da politico, appunto laddove politico si mette fra virgolette, da intellettuale al servizio delle masse popolari, come si diceva allora. Adesso le cose sono fortemente cambiate, è emerso, è arrivato il personale politico, è arrivato il femminismo, è arrivato nel movimento tutta una serie di tematiche che hanno sconvolto questo ruolo. Tu ora, alla luce appunto del 78, tu cosa ne pensi? Cosa fai in questo momento? Chi sei? Ma dunque, molto rapidamente, l'evoluzione mia, dico, di centinaia di altri, anzi migliaia di altri compagni, è stata un po' questa: da una militanza quotidiana siamo passati a far parte dei cani sciolti, così dico, perennemente delusi e scettici. Molti hanno continuato su questa strada, molti sono diventati esperti di politica, no? I famosi politologi, che capiscono sempre tutto e che scrivono continuamente come stanno le cose. Io ho cercato di non diventare questo, dico, anche se certamente in questo momento non milito e non riesco a riconoscermi per la mia situazione particolare, che io lavoro ormai da 7 anni con una situazione sociale che è fortemente diversa da quella degli studenti o del sottoproletariato, e quindi l'amico sarebbe una finzione intellettuale di nuovo, dico, preso atto del mio ruolo, dico, non scelto, dico, mi sono ritrovato per necessità di vivere in qualche modo, e il tempo che dedico alla politica, che è ancora molto, è effettivamente un tempo di studio, cioè, dico, da intellettuale, senza la pretesa di spiegare niente agli altri, però per una grandissima esigenza mia di capire come si stanno muovendo le cose, perché ho la sensazione che effettivamente il capitalismo o sta finendo o, dico, sta mostrando una delle sue 100 teste, dico, comunque assolutamente nuova, e gli strumenti che abbiamo usato fino all'altro giorno per cercare di capire che cavolo è questo capitale, oggi non sono più adeguati. Io attualmente lavoro con il gruppo bolognese del Cerchio di Gesso su questa rivista, nata attorno ai fatti di marzo del 77 a Bologna, ed è uno spazio nel quale, insieme ad altri compagni, io essenzialmente cerco di, così, di capire, non elaborare teorie o linee politiche, ma di dare un'interpretazione dei fatti sia economici, ideologici, che stanno accadendo in questo momento. Quello che tu fai adesso come lavoro, se non sbaglio sei dentro i calcolatori elettronici, se non sbaglio, non so in che termini, ti serve per capire appunto quali sono le nuove armi da porre contro il capitale, oppure vivi ancora una vita, diciamo, separata, ciò che sei
per 8 ore al giorno e ciò che dopo sei quando ti riproponi o ti ripresenti come intellettuale? No, io personalmente ho separato, questo lapsus, ho superato questa distinzione, nel senso che anche il mio lavoro, per fortuna dico un lavoro abbastanza creativo, dico, anche se questo molti dico stupirà, che identificano calcolatori con qualcosa di estremamente freddo, dico sono freddi certamente, dico, però sono il cuore di questo momento, dico, del meccanismo di programmazione della società, e il fatto di esserci particolarmente a contatto in un certo senso mi tranquillizza, perché so bene di che cosa si tratta, dico, so che non è niente di particolarmente misterioso, non è un'arma del capitale, dico, un'arma usata dal capitale in questo momento. Ho vissuto delle esperienze anche molto interessanti, mi ricordo poco prima della caduta di Allende, in quei tempi che lavoravo già in questo settore, avevo avuto contatti con dei personaggi dei suoi ministeri che usavano i calcolatori in maniera decisamente avveniristica e riuscivano attraverso il loro utilizzo a mantenere nel famoso sciopero degli autotrasportatori un controllo minimo del paese, che riuscì a ritardare di qualche giorno il golpe. Dico, fu l'unica forse esperienza democratica sostanziale di qualche rilievo dell'uso del calcolatore, però è stato un esempio storico che personalmente mi ha tranquillizzato del tutto circa il lavoro che faccio. Dai calcolatori al libro, Alessandro, una piccola critica. Sono usciti in questo periodo tutta una serie di romanzi politici, di libri di politica romanzata, tali da poterti un po' criticare sul piano appunto della capacità che hai avuto di speculare in questo momento. Non se ne pretende una risposta, perché intanto non sappiamo tutti che non si può uscire dal mercato. Sarebbe una stupida alternativa inesistente. Comunque, raccontaci il perché di questo momento e i tuoi rapporti con la Marsiglia Editore. Domanda importante questa, è un argomento che mi sta molto a cuore. Facciamo un passo indietro, parliamo un attimo di dei libri che stanno uscendo in questo momento sulla politica. Sono libri di due tipi. Sono film, sono varie manifestazioni estetiche. E sono fondati su due meccanismi principali. Uno è, direi, quello più riuscito dal mio punto di vista, è l'ironia, cioè i film e i libri sul come eravamo, una specie di fantozzi della sinistra che ci fanno ridere e riflettere, e sono importanti, d'accordo. Però penso che l'ironia, dico, sia uno strumento estetico che testimonia una sconfitta pesante. Gli altri sono prodotti di tipo nichilistico, che così rimpiangono il buon tempo antico in cui si poteva confidare nel capitale di Marx come una specie di Bibbia, e invece oggi non c'è lavoro, non c'è, le scuole sono un disastro, il capitale avanza, insomma siamo sconfitti su tutti i fronti, senza speranza, e quindi rischiamo quasi di scivolare nel misticismo. Ecco, sono cose entrambe, secondo me, piuttosto pericolose. Non per tanto l'effetto letterario estetico che danno, che chiaramente è discutibile, come discutibilissimo il mio libro, questo non è il piano su cui metterei mai a discutere, però ritengo che siano cose oggi abbastanza che rischiano di tenersi intrappolate in questo momento ancora più a lungo. Penso che oggi abbiamo bisogno di un'iniezione di, non dico di razionalità, però di riuscire a pensare degli strumenti nuovi, e io spero di aver dato un contributo in questo, se non direttamente col libro, perlomeno con l'esperienza del cerchio di gesso. Fatta questa parentesi, veniamo ai rapporti con la Marsiglia. È molto facile dal punto di vista umano con la casa editrice, un po' scioccante così per la dimensione assolutamente tecnocratica e industriale che assume un libro nel momento in cui lo consegni dopo l'ultima correzione a una casa editrice, diventa una specie di saponetta, una cosa che con te dico è un rapporto abbastanza mediato dalle strutture del mercato, appunto. Direi però che sono rimasto favorevolmente stupito dalla capacità
della casa editrice di mantenere con me un rapporto umano, anche se parliamo francamente, c'è chi rischia, dico, diversi quattrini su questa operazione, no? Quindi non possono mancare preoccupazioni di tipo economico che mi sfuggono completamente. Però dico appunto perché il mercato, come hai detto tu prima giustamente, è quello che è, dico, nel breve periodo non possiamo assolutamente pensare di venirne fuori, questa cosa o la si accetta, dico, se no non si comincia neanche. Concludiamo così di intervistare Alessandro Chili, il suo libro dunque L'ora rosso studente, distribuito dalle Messaggerie Italiane in tutte le librerie d'Italia. Chili di Bologna. Lo abbiamo intervistato in una meravigliosa atmosfera di caldo e di verde, in attesa di vedere la sua evoluzione teorica e intellettuale sul cerchio di gesso.